quando uno parla della relazione tra terreno e varietà, ha un progetto. Se il progetto è varietale o territoriale, il nostro è un progetto territoriale, noi vogliamo mettere in evidenza il territorio. A quel punto le varietà sono dei mezzi di espressione del territorio, gli attori di un regista, il regista del territorio. I primi attori per noi erano gli autoctoni, ma c'erano altri attori che erano i vitini internazionali. Abbiamo la Vitis vinifera, la Silvestris e la Sativa. La Sativa comprende tutte le viti che noi conosciamo e noi troviamo una variabilità intraspecie che è la maggiore al mondo del mondo vegetale, perché troviamo ben circa 10.000 varietà. Ora, questa straordinaria biodiversità della vite è dovuta a un meccanismo evolutivo lunghissimo. Sottraendo biodiversità noi sottraiamo materiale per una futura evoluzione. Quindi vuol dire fermare l'evoluzione, vuol dire l'estinzione della specie, l'estinzione delle varie specie. Ci sono dati di Slow Food che sono molto allarmanti. Forse poco interesse per una certa biodiversità, e alla biodiversità si preferisce le monoculture e le monoculture intensive, che hanno anche lo scopo di sfamare il pianeta, che ha bisogno di essere sfamato. E soprattutto sono le aree che crescono a grossa crescita demografica, che stanno cementificando molto e che consumano molta biodiversità. Quello che noi abbiamo fatto, quello che stiamo facendo per la biodiversità, l'avviamento di due progetti. E questi progetti sono quelli sulla collezione di biodiversità e il wine graft. Non c'erano filari nella viticoltura dell'antichità. C'erano tantissime piante sparse, senza un ordine preciso. Molto spesso in questi vini c'erano anche piante da frutto. L'ordine dei vigneti viene determinato dalla necessità di dover passare per trattare contro l'idio e per la noscola, perché prima di allora non aveva senso. Allora moriva una pianta, si prendeva un tralcio della pianta vicina, veniva interrata e partiva una nuova pianta, e così via. Si continuava e diventava un enorme prato, 15, 20, 30.000 piante per ettaro, tutte piante imparentate, tutte ramificate tra di loro. Ecco, fino a sera l'idio e la noscola determinano la nascita della viticoltura moderna. Necessitano anche la nascita vera dell'ampelografia. L'ampelografia è la disciplina, in sostanza, che pone delle regole precise nella descrizione. La prima codificazione ampelografica avviene nel 1938, in un convegno famosissimo tenuto a Lisbona, dove tutti i paesi del mondo, sotto l'egida dell'OIV, determinano una serie di regole di descrizione, che partono dagli organi che vengono descritti, dai descrittori che vengono utilizzati per la descrizione, dal periodo in cui fare la descrizione e dalla variabilità della descrizione, quali sono le caratteristiche che devono essere descritte con quali termini. Le collezioni sono diventate sempre più un luogo importante. Se prima, fino a qualche decennio fa, era una specie di banca dei geni, un cimitero, possiamo dire, cui si raccoglievano questi vitigni che non servivano se non al mondo accademico, adesso le collezioni hanno assunto nuovi significati. Il primo significato è quello della raccolta di germoplasma per un'analisi genetica, perché in questo momento i centri di ricerca che hanno grandi collezioni hanno la vera ricchezza della ricerca. Servono per questa ricerca delle origini della viticoltura. Noi, attraverso le collezioni, ricostruiamo il pedigree delle varietà. La seconda cosa è quella relativa al comportamento delle varietà nei confronti del cambio climatico. Noi abbiamo bisogno, nei prossimi anni, di valutare la risposta varietale ai cambiamenti climatici in modo differenziato. Abbiamo vitigni che sono praticamente indifferenti al cambio climatico e vitigni che sono ipersensibili al cambio climatico. Quindi dobbiamo d'ora in poi stare molto attenti nella scelta varietale, perché se operiamo in ambienti dove le condizioni climatiche sono
in rapida evoluzione dobbiamo scegliere varietà a comportamento fenotipico stabile. La terza cosa è quella relativa all'uso di queste varietà nel miglioramento genetico. Il futuro non è nella conservazione delle varietà così come sono, ma è nella creazione di nuove varietà attraverso questi vecchi vitigni. Quindi il futuro è nella creazione di varietà come ha sempre fatto l'uomo. I vitigni che noi coltiviamo adesso li hanno fatti 4, 5, 600 anni fa, ma sono tutti quanti incroci, spontanei ma incroci. Lo Chardonnay non è un vitigno nato nella foresta e domesticato, cioè è figlio di un Gouet e di un Pinot, il Pinot è figlio di un Traminer e di un altro Pinot ancestrale e così via. Quindi vuol dire che già allora l'uomo, uscito dalla feracità di un bosco, aveva già cominciato a usare i semi o comunque a scegliere molte di queste piante che si sviluppavano spontaneamente. Quindi noi dovremmo accelerare con le nostre conoscenze questa operazione di miglioramento genetico. E poi c'è il valore culturale. La collezione è un luogo dove noi finalmente possiamo portare il consumatore a vedere la grande ricchezza genetica dell'agricoltura. Deve essere una passeggiata culturale la collezione, deve essere disposta in modo tale che attraverso la collezione, attraverso addirittura una sequenza di piani varietali, noi possiamo ricostruire la storia, cominciando dai vitigni arcaici e poi quelli creati in tempo romano e poi medievale, poi nel Cinquecento, cioè fare veramente un viaggio nella storia della civiltà del vino attraverso una collezione. E uno percepisce veramente come l'uomo ha interpretato in ogni epoca la vite e il vino. Capisce come siamo, dove stiamo andando, dove stiamo arrivando, perché il riconoscimento della variabilità e la sua difesa parte solo dalla conoscenza. Come diceva Sant'Agostino, non si può amare ciò che non si conosce.